Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 25 marzo. Vediamo che cosa c'è sui giornali. Beh, intanto ormai i giornali si sembrano abituati alle, diciamo, alle conferenze stampa, anche un po' paradossali come quelle di ieri del presidente Conte, che se mi permettete mi sembra più attento alla sua immagine pubblica che alla soluzione dei problemi. Se voi avete assistito ieri alla conferenza stampa, anche in quello non si riusciva bene a capire che cosa volesse dire. Però oggi il giornale unico, che va dal Giornale al Fatto Quotidiano, passa per tutti, forse soltanto Franco Bechis col Tempo c'è una posizione un po' diversa, e in una certa misura ci sono alcune cose di La Verità e di Libero, però insomma il giornale unico oggi ci ricorda che ci saranno divieti e multe fino a 3.000 euro. Ci sarà, per gente come me che è positiva e che è ancora positiva, se dovesse essere beccata fuori di casa gli fanno 5 anni di carcere. In realtà una cosa è migliorativa in questo decreto rispetto a quello precedente, per non dire che fa tutto schifo, e cioè che in realtà alcune sanzioni penali sono diventate amministrative, viva Dio, anche perché uno si chiedeva per quale motivo con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si potessero fare inventare reati nuovi o comunque aggravare pene nuove, posto che non l'ha deciso il Parlamento, non è un decreto legge. Insomma, c'è un tema, diciamo, da legulei, come direbbe Galli della Loggia, io direi di libertà, se uno ancora si ricorda i principi della libertà democratica di un paese. Ma comunque, tutti i giornali ovviamente schierati con Conte. È molto interessante invece un aspetto che coglie Borgonovo, perché ieri Conte ci dice: ne approfitteremo per trarre il giusto insegnamento, la nostra vita sarà dopo più bella, Conte ci renderà migliori. Ma che cosa sta dicendo Conte? Ci renderà migliori un corno, non ci renderà migliori. Io vorrei spiegare a Conte e a tutti quelli che dicono che ci renderà migliori, e poi c'è un altro pezzo un po' più dotto su questo, che ci sta rendendo peggiori. Il rischio che noi stiamo correndo leggendo i giornali di oggi è che si diventi molto peggiori per un liberale. Vi leggo soltanto alcune tesi di oggi, e poi vi rendete conto, questa retorica che ci renderà migliori, diglielo a quelli che hanno le persone in ospedale, diglielo a noi che siamo agli arresti domiciliari, e insisto, toc toc, arresti domiciliari. Oggi leggo Michele Ainis, che fa un bellissimo pezzo su Repubblica, costituzionalista, che dice esattamente arresti domiciliari, quindi non fate finta che sia io a dirlo, lo dicono chiunque capisce perfettamente che siamo negli arresti domiciliari, e il motivo per il quale lo siamo è per evitare che il contagio aumenti, cosa che, caro Sallusti, nessuno nega che ci sia un'emergenza. Però da questo a leggersi oggi, consiglio ad Alessandro Sallusti e a tutti i miei amici di leggersi oggi un po' di pezzi, e lo consiglio soprattutto a voi per capire come il mondo non sta diventando migliore. Uno di questi è Michele Serra. Michele Serra oggi su Repubblica dice: il dibattito sulla restrizione delle libertà è assurdo. Lui, Alesina, Giavazzi, Galli della Loggia, tutti loro sono convinti che il dibattito sulla restrizione delle libertà è assurdo. A quale livello demenziale dimostra questo dibattito? A quale livello demenziale fosse arrivato il concetto di libertà individuale? Allora, il concetto di libertà individuale è arrivato a un livello demenziale, secondo Serra. Ma voi che mi seguite sulla zuppa, ma veramente pensate che il problema oggi siano le libertà individuali e che abbiamo fatto un dibattito? Veramente voi pensate che noi si possa rimanere con un DPCM a casa per i prossimi 20 giorni, 30 giorni, 40 giorni, chiudere questo paese per i prossimi 50 giorni e non porsi, io non dico molto, ma non porsi una questione di libertà individuali? Veramente pensate che si possono fare le conferenze alle 23.30? Veramente potete pensare che Casalino gestisce la comunicazione di questo paese? Veramente pensate che ci vuole, lo vedrete poi, 2 anni di accertamento in più deciso per decreto legge? Veramente pensate che le nostre libertà siano gestite dalla polizia municipale, che vi tratta come dei delinquenti se vi vede per strada a fare la spesa? Cosa che io ovviamente non so, ma che migliaia di lettere mi hanno scritto. Veramente, se pensate a questo, siete d'accordo con Serra? Oppure c'è l'altro aspetto, il primo aspetto è quello di Serra, cioè: ma ragazzi, ma che dite, è demenziale questa roba sulle libertà individuali? E l'altra è della consulenza economica di Palazzo Chigi, perché Palazzo Chigi in grande crisi prende 2 persone, l'amichetto tedesco di Grillo, che dice che tutta questa roba è colpa del 5G, e Marianna Mazzuccato, quella che dice che questa sarà l'occasione per riformare il capitalismo, che è colpa del capitalismo, è quello che sta avvenendo ovviamente, nato in Cina dai comunisti, ma questa è colpa del cazzo di capitalismo, no? Questa è colpa del capitalismo, perché noi vogliamo vivere nel modello cinese. E comunque ci spiega Marianna Mazzuccato quello che succederà, cioè il governo
non deve smettere di pensare di intervenire soltanto per i fallimenti del mercato, no, se salta l'Italia, se salta l'IVA, che interviene il governo, già lì io c'ho qualche dubbio, ma no, il governo deve intervenire per sostituirsi al mercato, per intervenire sul mercato, cioè il governo deve essere presente ovunque, dobbiamo avere una presenza massiccia, appunto, cinese nella nostra politica. Guardate che sul fatto delle libertà individuali e sugli interventi dei governi, cioè dei sovrani, nell'economia e nel mondo civile, non è una cosa così moderna, è ciò che avveniva con i sovrani, cioè ritorniamo all'idea dei sovrani, poi rifaremo le nostre rivoluzioni liberali e poi che saranno fatte, spero, non col sangue come il passato, ma non è una cosa così inedita. Ma io poi arrivo, Michele Ainis, molto bello, perché fa un pezzo da costituzionalista in cui ci spiega anche tutto sto casino su Repubblica della decretite, perché qui non si riesce neanche a capire nulla, per quale motivo ci sono 5, 6, 7 decreti. Allora tutti i grandi fan, toc toc, guardate che i troll che scrivono sul sito pagati dal giro, diciamo, di Palazzo Chigi sono totalmente inutili, perché io continuo, sapete qual è il concetto dei troll? Lo spiego a quelli che hanno ogni tanto delle posizioni diverse rispetto al pensiero comune. Enrico Mentana è uno di questi, spero io qualche volta, Franco Becchi. Se vi scrivono delle persone che voi non conoscete con dei nomi improbabili, Pippo Pluto, e vi scrivono caro Nicola, sono sempre stato un tuo fan, ma ora sei uno stronzo, allora questo ti dà l'idea, oddio, un mio fan che pensa questa roba qua. Questi sono i cosiddetti troll, io me ne fotto e continuo a dire quello che voglio, perché sono un marziano e voglio rimanere marziano. E voglio leggere Michele Ainis oggi su Repubblica, che dice che un decreto dietro l'altro, certo, non dà l'idea di un presidente del consiglio che sa dove dobbiamo andare. Qua andiamo a tentoni, prima o poi la prendiamo giusta, posto che la questione è difficile per tutti, il casino lo stanno combinando tutti, non è che Boris Johnson, che aveva detto prima apriamo tutto e adesso chiudiamo tutto, sta facendo meglio, non, nessuno dà un giudizio su quello, però un giudizio, permettetecelo di dare, sulle libertà potremo anche farlo. Beh, Senaldi sul Libero è fantastico, perché dice quel casino di Casalino, la comunicazione del governo è anche peggiore rispetto a quello che il governo sta facendo. Non ho dubbi con Senaldi e per quanto mi riguarda sono d'accordo. Un piccolo lato che oggi i giornali iniziano a testare, lo fanno Augusto Minzolini, in genere sempre molto informato sul giornale, e Francesco Verderami sul Corriere della Sera, e ve li segnalo, sono il fatto che si sta già pensando a un gabinetto di guerra, mettiamola così, ma guerra vera, quella che ci sarà dopo che abbiamo chiuso l'Italia, cioè oggi, l'economia, 10 milioni di disoccupati, 5-6% di disoccupati, crollo del PIL. Io spero che non avvenga, ragazzi, io non sono qua a gufarla, io spero che non avvenga, però vi chiedo e mi chiedo, se noi chiudiamo per 20 giorni l'Italia, come abbiamo già chiuso, secondo voi, ma quanto ci metteremo a riaccendere l'Italia? Alberto Mingardi, molto bello, sulla Stampa un paio di giorni fa scriveva, guardare che chiudere l'economia si può fare con una chiavetta, ma riaccenderla non è come un'accensione di un'auto, ci si mettono mesi purtroppo, c'è il mercato, ci sono gli altri che ci stanno aggredendo, cioè il punto fondamentale, nessuno si augura, ma qualcuno dovrà gestire, non a botte di decreti inutili, uno dietro l'altro come hanno fatto questi giorni, ma ci vuole un governo serio che gestisca la vera emergenza che ci sarà economica tra poco, sempre che ovviamente ce lo permettano tutti i liberali, diciamo, di sinistra che girano per il paese. Nel frattempo è molto divertente, perché quando noi togliamo le libertà, caro Serra, caro Mazzuccato, ma anche Galli della Loggia, quando togliamo le libertà agli italiani, cosa che è avvenuta, no? Evidentemente, al fine di contenere questa emergenza, l'Italia lo fa per il bene supremo. Ma oggi leggo sul Corriere della Sera che se lo fa Orban, che non piace a tutta la nostra, ai nostri politici corretti, ma neanche a me piace, Orban non è certo un liberale, ma quando lo fa Orban, cos'è che dice? Gli ultimi colpi alla democrazia del dittatore. Beh, è fantastico. Allora, se Orban fa e avoca a sé i suoi poteri, noi ci indigniamo. Se lo fa Conte, che toglie le nostre libertà con un DPCM, zitti e muti. Conte sì, Orban no. Toc toc! A tutti quelli che mi ascoltano voglio chiedere, a quelli di sinistra, a quelli di sinistra che sono contenti sull'operazione, se tu togliessi Conte e mettessi alla presidenza del Consiglio Berlusconi, mettessi alla presidenza del Consiglio Salvini, mettessi alla presidenza del Consiglio la Meloni e facessi fare a questi tre quello che sta facendo oggi Conte, a cosa gridereste voi? Cosa farebbe il Giornale Unico Italiano? Ma io ho già una buona idea. Nel frattempo
20.000 contagiati, io continuo a fare questa battaglia solitaria, 20.000 contagiati sommersi in Lombardia, perché c'è un tema fondamentale, e che se non facciamo tamponi, se non diciamo chi sono i positivi, come lo sono io in questo momento, diffondiamo il virus nelle case, nei supermercati, negli ospedali e in tutte quelle parti ancora attive della nostra civiltà, che rimarranno attive inevitabilmente se non vogliamo morire. Quindi se non tamponiamo, purtroppo continueranno a esserci morti e casi, ma ovviamente è meglio chiudere tutti a casa e fargli la multa di 3.000 invece che occuparsi dell'individuare il più possibile con uno screening più a tappeto che si possa fare questa roba qui. Nel frattempo Bertolaso si ammala di questa malattia ed è imbarazzante il pezzo di travaglio di oggi contro Bertolaso, perché è veramente imbarazzante e vi dà il senso di quel giornalismo lì. Io non avrei avuto il coraggio di dirlo neanche nei confronti del mio peggior nemico, dice, perché invece di creare un posti letto, Bertolaso ne sta occupando uno. Cioè è lo sfregio, lo sputo, il calcio quando uno sta per terra. Ci sono dei ragazzini che quando fanno a botte, quando quello sta per terra gli danno il calcio finale, gli danno la mazzata finale. Ecco, quelli sono i veri delinquenti, secondo me. Gli altri sono le risse dei ragazzini. Questo è il calcio finale a un uomo che in questo momento c'ha una malattia fatta da travaglio. Complimenti, bravo, bravo. Numero uno. Per fortuna che c'è Macioce che lo difende in maniera completamente, diciamo, elegante, intelligente, e soprattutto attacca gli sciacalli di Bertolaso sul giornale. Cos'è? Ah, beh, poi c'è Carelli, invece è la via di mezzo, perché uno è il picchiatore, Travaglio, l'altro è il difensore, Macioce, e come in tutti i film, diciamo, di serie B, ci deve essere il colto, Ceccarelli, quello che dice il mito un po' appannato di Bertolaso, appannato da chi? Per i processi da cui è stato completamente assolto, dal suo giornale che gli ha fatto un mazzo così senza riuscire a dimostrare nulla. Nel frattempo c'è l'Europa, e oltre allo spiegone, se qualcuno di voi è interessato, della Reichlin, che ci spiega che c'è limitata capacità di spesa dell'Europa federale, l'unica che può spendere la Banca Centrale Europea, e che quindi ci vuole l'unità delle forze europee, beh, la notizia ve la do molto semplicemente, la dice il Sole 24 Ore, Beda Romano, niente di fatto, Beda Romano, oggi sul Sole 24 Ore, niente di fatto, ieri sera all'Eurogruppo, nessun accordo conclusivo sul quale si sono messi d'accordo, nessun Eurobond, nulla di tutto ciò. E allora uno viene da pensare, in un momento in cui il PIL, spero, ma non crollerà di quelle dimensioni, in cui l'Italia è stata lasciata sola fino a quando Francia e Germania non si sono resi conto che anche loro venivano contagiati, cioè un'Europa così, adesso lo dice un europeista, così inutile e così schiava dell'Olanda e dei paesi del nord, beh, veramente ti viene voglia di dire, ma sapete che c'è di nuovo? Ma ti viene voglia, in questo momento in cui siamo tutti un po' nervosi, tutti un po' presi dal virus, un po' tutti agli arresti domiciliari, però pensare che questa è l'Europa che dovrebbe essere una grande potenza continentale, dice, ma andatevene a quel paese, ma veramente andatevene a quel paese, nel giorno in cui Trump, odiato dai giornali italiani, certo, non può che essere odiato dai giornali italiani, anche lui insomma ha posizioni che spesso cambiano, però fa un piano da 2.000 miliardi di dollari, cioè il PIL italiano è il piano che fa Trump, e i mercati ieri sono saliti per questa roba qua, perché cosa ha pensato? 2.000 miliardi è il PIL italiano, il piano che sta facendo Trump. Quindi oggi lo prendono in giro perché lui il Foglio fa il solito sberleffo, perché cos'è che dice? Perché l'America, dice, semplicemente si è permesso di dire una cosa che non è piaciuta, perché l'America non è fatta per essere chiusa. Dall'altra parte è chiaro che il governatore Cuomo deve affrontare la grande emergenza che c'è a New York, si arrabbia con Trump e dice delle cose tremende, ma l'idea che l'America non debba essere fatta per essere chiusa come qualsiasi paese, e che comunque nel frattempo mette 2.000 miliardi per cercare di farla funzionare, non mi sembra una cosa da sfotterlo troppo Trump. Ma noi invece lo vogliamo sfottere, perché abbiamo capito tutto noi, abbiamo il numero di morti superiore al mondo, abbiamo l'economia più bloccata del mondo, abbiamo le libertà civili più bloccate del mondo, ma abbiamo capito tutto noi, e quelli che non pensano che abbiamo capito sono dei negazionisti. Nel frattempo io vi segnalo, ed è l'ultima chicca perché ve la devo segnalare, l'intervista al capo dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, appena rinominato lì dai renziani. Alla domanda giusta del giornalista, e mi complimento con lui perché gliela fa, per quale motivo avete alzato di due anni il periodo di accertamento nel 2015, che sarebbe scaduto a dicembre del 2020, sapete cosa risponde Ruffini? L'obiettivo è tutelare i contribuenti colpiti da una tragedia, perché, dice, non avremmo potuto bussare alle porte degli italiani dopo l'emergenza.
Chiara Ruffini! Ma tu ci credi veramente a quello che dici? Io chiedo, ci credi veramente a quello che dici? E allora in questo momento non stanno arrivando le cartelle esattoriali, non stiamo pagando le rate di quelle rateizzate, non stanno arrivando le multe, non ci sono gli ausiliari della sosta che ci fanno un culo così, non c'entra niente con l'agenzia delle entrate. Ma veramente, Ruffini, ci prendi per il culo? Ci credi davvero? Guarda che ti faranno un applauso quelli dell'agenzia delle entrate per quello che hai detto, ma sono gli italiani che saranno disperati per avere uno come lei a capo dell'agenzia delle entrate. Ciao.